Sono scesi in strada a ballare, cantare, pregare. Ieri sera non si sono più fermati. I sudafricani stanno rendendo onore così all'uomo che li ha portati fuori dall'apartheid, dall'isolamento internazionale, che con la Commissione per la Verità e la Riconciliazione ha evitato una guerra civile al termine del regime segregazionista. Ballano in strada, scandendo gli stessi slogan di tanti anni fa, quando Mandela era nella cella 46664 di Robben Island e i più giovani non sapevano che faccia avesse. Le sue foto erano proibite dal regime. In carcere l'avvocato Nelson Mandela spaccava pietre, poi, testi alla mano, chiedeva e infine otteneva libri, guantoni da box, possibilità di giocare a pallone e coltivare ortaggi. In quella cella umida in mezzo all'oceano prese la tubercolosi. I polmoni indeboliti e le continue infezioni non gli hanno però impedito di avere una lunga vita. Amico di capi di Stato e di rock star che si sono battute per la sua liberazione, di attori e di campioni, finché ha potuto è stato sulla scena pubblica, impegnato in una nuova lotta, quella contro l'AIDS. Negli ultimi anni è arrivato anche il Parkinson, ma a fargli male sono state la perdita dei figli, le accuse di ruberia alla ex moglie Winnie, la deriva tra corruzione e lotte di potere che ha preso il suo partito, l'African National Congress. Non appariva più in pubblico oramai da tempo. La terza moglie, Gracia, vedova di un altro padre nobile, quello del Mozambico, Samora Machel, ne ha difeso con forza la dignità anche se non è riuscita a tenerlo al riparo dalle faide familiari. Mandela sarà seppellito là dove voleva, a Cuno, il centro in cui è cresciuto e dove sono già le tombe dei suoi due figli maschi. È qui che dalla sera del 15 dicembre Madiba riposerà. Dopo 12 giorni di lutto nazionale, cerimonie funebri, alle esequie parteciperà anche Obama, ma soprattutto ancora canti e balli in strada.